amico ti dico, così ti ragguagli un po'. E siccome è molto importante, più forte lo canterò. Energicamente, anche in questa edizione, ha confermato la scelta del teatro, che ha visto approntare, con la collaborazione dell'associazione teatrale Staligut di Siena, un percorso teatrale sul tema dell'energia. Mercoledì 13 maggio a Poggibonsi, al Ridotto del Teatro Politeama, e venerdì 15 maggio a Siena, a Casa dell'Ambiente, sono andati in scena i saggi finali dei laboratori teatrali che si sono tenuti nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, con moduli di 20 ore per classe. L'attività teatrale ha lo scopo di approfondire le tematiche energetiche in modo divertente e coinvolgente. Le performance sono state rivolte alle famiglie e a tutta la cittadinanza, e i giovanissimi attori ce l'hanno messa davvero tutta. Tanto entusiasmo, coesione, impegno e tanta allegria. Questi i sapori e i colori delle due specialissime serate. Con Energicamente Puoi, un divertente medley arrangiato e interpretato con sorprendente maestria canora dai giovani alunni delle classi quinte, che hanno per l'occasione riscritto alcune canzoni famose affrontando i temi discussi in classe durante il laboratorio di Legambiente. Prometeo. Certe storie si imparano a scuola o, se sei fortunato, hai un nonno che te le racconta. Dietro alla leggenda o storia di Prometeo, comunque la si voglia definire, nasce e risiede l'importanza dell'energia nella sua prima forma non naturale, il fuoco. La scintilla del progresso intellettuale e culturale della nostra specie. Maggio 3039. Anno 3039, uno sparuto gruppo di giovani uomini e giovani donne è costretto a vivere nel sottosuolo a causa delle radiazioni causate dall'inquinamento. Grazie alle nuove tecnologie, però, i ragazzi sono in grado di viaggiare nel tempo per scoprire chi o che cosa abbia portato il mondo fino alla distruzione. Di chi è stata la colpa? Lo spettro dell'energia. Margherita è una ragazza spensierata che, come tanti ragazzi della sua età, non presta attenzione alle conseguenze delle proprie azioni. Ma l'incontro inaspettato e fantastico con lo spettro dell'energia pulita riuscirà ad aprire gli occhi e a ricordarle quanto ci sia di prezioso nel nostro pianeta. I love energia. Da una presumibilmente falsa lettera di Albert Einstein alla figlia nasce l'idea di un'ode liberamente reinterpretata dagli studenti della seconda A e dedicata all'energia più potente che esista al mondo, l'amore. L'energia è la nostra quotidianità, è scandita e resa possibile dal flusso continuo di energia che ci circonda. L'energia è la grandezza fisica che misura la capacità di un corpo o di un sistema di compiere un lavoro. Così la definì Albert Einstein. È cambiato qualcosa? Nel corso della festa dell'energia a Pian del Lago c'è stata inoltre l'assegnazione del premio dei saggi teatrali. A vincere sono state due scuole a pari merito, la scuola elementare Simone Martini di Siena e la scuola media Lorenzetti di Rosia. Come hanno sottolineato gli organizzatori, tutti i ragazzi sarebbero stati da premio e non è stato facile decidere, infine, l'aggiudicazione. Prova ne è stata che per la prima volta i premi sono stati due e non è stato premiato il talento, bensì i contenuti delle esibizioni e l'attinenza con i temi del progetto Energicamente. Ancora una volta Estra ha dimostrato tutto il proprio impegno nell'accompagnare la scuola verso comportamenti più virtuosi sui temi del risparmio energetico, implementando stili di vita più rispettosi dell'ambiente.
La scuola è il luogo naturale di formazione ed è noto che qui è più facile apprendere comportamenti e buone abitudini che inevitabilmente influenzeranno il futuro stile di vita. Per questo la nostra attenzione alla scuola è costante e lo è fin da quando Estra ha mosso i suoi primi passi e continua ad esserlo oggi mentre ci apprestiamo a concretizzare nuovi importanti sviluppi, afferma l'amministratore delegato del gruppo Estra Alessandro Piazzi. Questa è un'azienda dell'energia, tra le prime 10 in Italia, che lavora ormai in Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise. È una società che opera nel mercato e punta ad ottenere i migliori risultati imprenditoriali, ma che non dimentica le proprie radici, i territori nei quali è nata. Da qui l'impegno per migliorare la qualità della vita della collettività presso cui operiamo e la costante attenzione all'innovazione e alle nuove forme di energia per migliorare i nostri standard, compresa la promozione di un uso corretto e senza sprechi dell'energia. Una responsabilità questa che, in funzione dei bilanci delle famiglie e delle imprese, ma anche in relazione ad una forte cultura del risparmio energetico, consenta di utilizzare l'energia di cui disponiamo nel modo migliore possibile. L'appuntamento è fissato al prossimo anno scolastico con una nuova edizione di Energicamente.